Siamo al cioccolato e champagne, stiamo mangiando Benito Alessio, il pluri consigliere comunale. Buonasera signor. Ciao Franco. Ciao Franco. Ci sta. Ciao Franco. Siamo per il cambiamento, Franco. E abbiamo il consigliere Gagliano, certamente Carmelo, tu non rappresenti il cambiamento in questa città, oppure sei consigliere comunale da 20 anni. Io rappresento un consigliere comunale con una certa esperienza. Il cambiamento, se tu lo intendi solamente per anagrafico, sicuramente no. Però ti posso dire un cambiamento di idee, un cambiamento di progettualità verso la nostra città, sicuramente. Bene, allora entriamo subito nel merito, perché abbiamo 10 minuti e la faccenda è complicata. Un sacco di un sacco di polemiche su questa cosa degli scrutatori. Voi potevate fare i sorteggi e rendere tutto più trasparente, invece tu e Vitali avete nominato una cinquantina di persone e gli altri sono stati sorteggiati. Come mai non avete sorteggiato anche voi e quindi vi fate dire fate politica in maniera clientelare? Allora ascoltami, questo intanto ti ringrazio per l'opportunità che mi dai e soprattutto l'opportunità per fare chiarezza e soprattutto per ringraziare tutti gli amici che mi sono stati vicini in questo momento particolare della mia vita. Li voglio ringraziare pubblicamente perché anche tu con i tuoi servizi hai sicuramente fatto, sì, ma ti sei ripreso subito, non pari malato. Chissà, il buon Dio ha voluto che mi riprendessi subito, per questo l'ho ringraziato e lo continuo a ringraziare sempre. Per quanto riguarda invece il discorso degli scrutatori, mi sembra una polemica un po' fuori luogo, in quanto sia io che il consigliere Vitali, che certamente non è del centrodestra, abbiamo applicato la legge, così come l'abbiamo sempre fatto. Esiste una circolare ministeriale, la 6 del 2013, che prevede che gli scrutatori, per quanto riguarda il rinnovo della Camera e del Senato, vengano nominati direttamente dalla Commissione elettorale. Devi sapere che la Commissione elettorale, da più di 15 anni, quindi da Sindaco Velardito, poi Maurizio Presti Filippo e adesso Carmelo Nigrelli, sono a maggioranza di centro-sinistra. E abbiamo sempre fatto, sempre applicato. Nel 2011 la stessa cosa, tutti i consiglieri comunali ne hanno nominato qualcuno. No, assolutamente, a ottobre del 2011, nel 2012, quando abbiamo fatto appunto gli scrutatori per quanto riguarda il rinnovo dell'assemblea regionale, abbiamo fatto così come prevedeva allora il sorteggio. Il sorteggio, secondo me, se non è regolamentato bene, il sorteggio significa, e difatti se tu vedi nel tuo sito, nonostante noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole e facendo prendere i numeri con i relativi nomi ai bambini che erano presenti là, il commento più buono è stato che siamo dei delinquenti. Allora ti voglio dire, questo secondo me, visto che è una cosa che adesso all'occhio della città e soprattutto dei giovani, io penso che debba essere regolamentato, perché se ad esempio tu fai... Sì, ma ci pensavate prima, sta finendo la legislatura, è come Nigrelli che cambia il verde adesso. Ma non è questione di legislatura, è se tu devi rispettare o meno la legge. Se la legge ti dice che tu li puoi nominare, non vedo nulla di strano. Se noi ma la legge non ti dice che non li puoi sorteggiare. No, dice così. No, ascolta. Sì, ma non ti dice che non li puoi sorteggiare, tant'è vero, in alcune città li hanno sorteggiati. Ma questo non è che il discorso di sorteggiarli o meno, il discorso ti voglio dire anche ascolta un attimo solo. Mi fai chiarire il discorso del sorteggio, per favore, visto che ho un po' più di esperienza rispetto a te? Ma che c'entra l'esperienza, scusa? Fammi parlare, perché il sorteggio, se non prevede alcune cose, il sorteggio non ha nessun valore, perché come ti ripeto, a novembre del 2012, nonostante abbiamo fatto il sorteggio, molte persone non sono rimaste contente, sai perché? Sì, perché nella stessa famiglia... Ma lasciale perdere, ma perché sto dicendo delle cose che secondo me non funzionano? Ma come non funziona? Ascolta. Il sorteggio deve essere garantito da un regolamento, il regolamento dovrebbe prevedere, secondo me, che ad esempio non possono partecipare persone che guadagnano 5.000 euro al mese e solamente dei giovani disoccupati. Nella stessa famiglia, se esce la mamma, in una stessa famiglia non può uscire il papà o il figlio. Oppure possiamo dire, se in un anno ci sono due competizioni elettorali vicini, chi è stato scrutatore ad esempio a novembre, non è possibile che sia un altro. Ma perché non l'avete fatto prima? Ma non è questo di pensarci più, io ti voglio dire questo problema è nato adesso, perché se
se noi dobbiamo rispettare la legge. Ascolta. Allora, Agostino, Carmen, mi fai parlare in capo. Ma scusami, parli peggio di Berlusconi, tu sei parlare. Tu sei per il rispetto della legge? Allora, io sono per la legalità o no? Io sono assolutamente per la legalità. Non abbiamo detto infatti che non avete fatto una cosa illegale, abbiamo detto che avete fatto una cosa inopportuna, perché al posto di scegliere voi e quindi persone a voi vicine, perché non è che voi avete il random nella testa e pigliate dei numeri a casaccio, voi avete scelto le persone vicine a te e a Vitali. Ascolta, e quindi avete fatto un po' di clientela per le prossime elezioni. Questo non lo lascio dire assolutamente, perché è una cosa che stai dicendo che non sta né in cielo né in terra. Vabbè, perfetto. Allora, non è vero quello che dico, però se voi fate il sorteggio, sì, è una cosa che date pari opportunità a tutti. Se poi una famiglia ha più culo rispetto di un'altra, questa è un'altra storia. Ma voi non potete scegliere voi, cioè, scusami, il criterio di scelta tuo qual è stato? Allora, come hai scelto i tuoi 26 scrutatori? Io ho scelto praticamente con i numeri, ho aperto, a caso, ho aperto l'albo, hai ci sono 224 iscritti, io ho preso le persone a caso. Quindi esempio, non li conosci, questi che ho nominato? Ad esempio ne conosco solo uno, che era là, che era tra il pubblico, un padre di famiglia, con due figli a carico, diceva che aveva bisogno, mi sono fatto dire il nome e l'ho estratto. Poi testimone Benito, ascoltami. Ma allora scusa, perché non li dovevi sorteggiare? Ma tu e tagliavi la testa. Allora, il discorso delle nomine, e tu puoi accontentare tre persone, ma ne scontenti 2024. Allora si viene là, tutti pari opportunità, si pigliano dei numeri a caso, giusto? E tu li nomini direttamente. Sono là, tra l'albo li devi scegliere. Però ascoltami una cosa, perché non mi fai dire, secondo me, questo è il momento eventualmente di fare veramente un regolamento, che è quello di veramente di garantire i giovani, di garantire chi non lavora, di garantire che nella stessa famiglia non ci sono le amministrative, fate il regolamento. No, e qua la legge ti dice che non li puoi nominare, ma li devi estrarre. Perché la legge cambia di volta in volta secondo la competizione elettorale. Quindi se tu non vuoi fare passare questo principio di legalità e di trasparenza, perché allora ti posso dire un'altra cosa, perché le persone con 500 euro devono pagare il ticket? Secondo te non è immorale? Però lo dice la legge, o la legge la rispetti sempre, oppure la legge la rispetti a tuo piacimento, quando ti fa comodo. Allora, visto che ci sono queste incongruenze tra estrazione e tra nomina, bisogna applicare la legge dello Stato. Una persona che rappresenta le istituzioni deve fare quello che la legge dice, il buon senso, siamo tutti d'accordo, ma figurati. Allora, abbiamo due ragazzi di 20 anni che hanno la metà dei tuoi anni, adesso ti fanno una domandina, dei miei no. Io una qualche anno in più. Ma secondo lei il consigliere Vitali ha scelto a caso come lei o no? Guarda, Benito, io ti posso dire una cosa, che eravamo vicini e vedevo che anche lui praticamente ha dato dei nomi a caso. Poi se lui aveva, ma non posso rispondere per lui, Benito, io non posso dire. D'accordo, ma no, ma io non posso rispondere per lui, io ti posso rispondere, tu sei stato testimone. Sì, infatti, per questo dico, ho fatto questa domanda. Anche, simpaticamente ho detto a Benito se aveva il piacere di fare lo scrutatore, lui mi ha detto no, se avevo estratto sì, altrimenti no. Ma questa è stata una cosa di buon senso che ho accettato tranquillamente. Ti ripeto, quando tu fai le nomine, così come dici tu che sono illegali, che sono inopportune, noi praticamente puoi accontentare tre persone, ne scontenti 2024. Ma tu ogni volta che ti candidi pigli 270, no, 300 volte, quindi avrai una memoria dentro. Ma io conosco tutti a Piazza Armeria. Ascolta, abbiamo 20% di batterie, non vorrei rifare l'intervista. Alessio, la mia domanda era, secondo lei la... Ma dagli del tuo, La mia domanda è stato il mio allievo. La mia domanda è, a prescindere dalla legge, per lei non è una cosa anomala che il 50% debba essere nominato direttamente e l'altro sorteggiato? Ah, guarda, ascoltami, questo del sorteggio è stata una stortura, perché il prefetto ha detto al vice sindaco Ripilotto che dovevamo procedere con la nomina, invece lui, perché probabilmente lo aveva già pensato precedentemente, ha voluto fare una cosa ibrida che non sta né in cielo né in terra, perché le indicazioni da parte del ministero sono per la nomina diretta. Sì, ma lei se avesse il potere cosa farebbe? Ce l'ha il potere, no? La farebbe diventare a sorteggio per tutti quanti sono i
100 e qualcosa. 116. Allora Alessio, questa è una domanda che piace tantissimo, mi piace veramente tantissimo, però io ti posso dire una cosa: senza una regolamentazione l'estrazione non ha senso, perché, ti ripeto, noi dovremmo, intanto se la legge questo lo permette, dovremmo dire possono partecipare solamente le persone che non lavorano, i disoccupati. Secondo me bisogna fare, bisognerebbe fare questo, oppure dire specificatamente che, ma in alcuni famiglia, comuni lo fanno, non avete tutte queste, lo dovremmo fare anche noi, quindi una famiglia che nella stessa famiglia già c'è il papà oppure esce la moglie, ma te la posso dire una cosa, che è 20 anni che sei consigliere comunale non ci hai ancora pensato. Ma non sono stato mai in maggioranza, ti ripeto, all'inizio ti ho detto che maggioranza, le cose di buonsenso c'è ora in consiglio comunale. Allora Agostino, da sindaco Velardita, Presti Filippo e Nigrelli, la commissione elettorale è stata sempre a maggioranza di centrosinistra, e anche questa volta, nonostante qualcuno faccia passare Vitali per il centrodestra, Vitali è un eletto del centrosinistra, e come sanno tutti a piazza. Sì, ma una cosa, ascolta, siamo a 10:48, è troppo lungo. Una domanda veloce. Cioè, ci sono, ad esempio, quei casi anomali dove ci sono delle elezioni che si susseguono e gli scrutatori sono sempre gli stessi. Quindi, uno ad esempio può pensare che sia stata sempre a causa di quella nomina diretta. Non penso che dice c'è uno, ho un commento, uno quattro volte consecutivamente. Che culo, questa potrebbe essere una clausola, come ho detto all'inizio, un articolo di questo regolamento. Ma com'è possibile, dice, secondo te? Cioè, com'è la fortuna, che la fortuna. Neanche al Superenalotto c'è, cioè, Superboy, quattro volte. Se, Agostino, tu dicendo queste cose alimenti sempre. Ma non alimenti, ma scusate. Ma se così. Scusami, allora ascolta, secondo le probabilità. No, è contro legge della statistica. Cioè, non è possibile che uno per quattro volte su otto, cioè quanti sono? 2000? 2024. Su 2024 per quattro volte uno venga sempre scelto. Chi è questo di qua? Facciamo lo santo, io direi di andare a casa sua. Ora lo tocchiamo noi. Agostino, ma te lo posso dire una cosa? Ottobre 2012, elezioni regionali, una famiglia, se vuoi ti posso fare anche il nome e il cognome, praticamente è stato eletto il papà, la mamma, mamma e la figlia. È vero? Statisticamente, secondo vero, te, ne sei testimone. C'è una bella crepe. Ti auguriamo intanto di riprenderti, grazie, non fatti intuppare più un cuore. Allora Agostino, mi hai dato l'opportunità per dire, ma realmente quel video che io praticamente sono contro la stampa, assolutamente, noi praticamente abbiamo criticato solamente alcune cose che se qualcuno ascolta sottovoce e in silenzio il video, anche il... No, ma hanno fatto un bel servizio. No, sicuramente, però hanno messo in evidenza un fatto negativo, quando io assolutamente sono per la trasparenza, per la legalità, e soprattutto ho accettato di parlare con te questa sera, perché molti amici hanno detto: Carmelo, devi fare una svendita su queste cose, perché ti conosciamo e non può passare questa Carmelo Gagliano, sindaco nel PDL. www.agostinosella.it.